Molto bella come sempre, anche questo numero di gente. Una guerra di diagnosi. Dietro la morte di purgatori. Referti medici sbagliati. Scusate, referti medici contrastanti e cure sbagliate. Sono i sospetti della famiglia che invoca chiarezza e mentre la procura di Roma approfondisce i fatti. Scusate, il mondo scientifico si divide. È densa di misteri l'improvvisa fine del grande giornalista, di Barbara Nevosi. Consulti prestigiosi e pareri discordanti, diagnosi che fanno cazzotti, una terapia sulla quale oggi gli esperti litigano, sul quale oggi gli esperti sono divisi, più che altro. Infine il sospetto di cure sbagliate, dietro al calvario che ha portato alla morte di Andrea Purgatori, scomparso a Roma il 19 luglio a 70 anni, si cela un intrigo medico-legale su cui sta indagando la Procura di Roma, ipotesi di reato, omicidio colposo. È stata la famiglia del grande giornalista d'inchiesta a chiedere di fare chiarezza sulla diagnosi, di verificare se a caso di eventuali errori diagnostici sono state omesse le cure effettivamente necessarie. Non fatevi prendere dalla fantasia, ricordatevi cosa del genere. I magistrati stanno dunque ricostruendo cosa è accaduto negli ultimi 2 mesi di vita dei purgatori, in cerca del nesso fra la sua morte e le terapie a lui somministrate. Un calvario iniziato ad aprile. Ma ripercorriamo i fatti dall'inizio. Roma, 24 aprile 2023. Purgatori si sottopone a un controllo medico a Villa Margherita. L'attacco dà esito positivo. C'è una massa al polmone, ma non pare diffusa. Il giornalista va dunque alla casa di cura Pio XI per approfondimenti con un attacco total body. Lì il professor Gianfranco Gualdi, che figura nello staff, cioè integrale, che figura nello staff della clinica, oltre ad essere il direttore della radiologia diagnostica del Policlinico Umberto I, formula una diagnosi terribile, tumore al polmone con metastasi diffusa agli organi vicini al cervello, agli organi vicini, scusate, e al cervello. In una terza clinica a purgatorio verranno somministrati cicli di radioterapia ad alto dosaggio nella regione cerebrale. Il giornalista, tuttavia, fino a quel momento si sente in ottima salute, continua a fare la radioterapia in un centro specializzato. Collegato ad un ente americano considerato un'eccellenza. I consulti contrastanti, continua anche a lavorare. Il 17 maggio sta abbastanza bene da registrare quella che poi sarà la sua ultima puntata di Atlantide, il suo programma sulla Sette. Poi il peggioramento è il nuovo ricovero a Villa Margherita, dove l'attacco e la risonanza magnetica stavolta rivelano ischemie cerebrali, ma nessuna metastasi al cervello. Una di queste diagnosi viene fatta anche da Alessandro Bozzao, professore di neuroradiologia all'Università La Sapienza, membro del team di Villa Margherita e responsabile dell'unità di radiologia all'Ospedale Sant'Andrea di Roma.
Dal suo esame, anzi, sembrerebbe che le metastasi non ci siano mai state. A mettere in discussione la diagnosi iniziale di Gualdi non è solo Bozzà, ma anche la clinica Humanitas di Rozzano, Milano, alla quale Purgatori si rivolge quando inizia ad avere dubbi sugli esiti dei trattamenti radiologici subiti. Anche i medici milanesi ipotizzano l'ischemia, ma la situazione intanto precipita con il ricovero da Umberto I e la morte del giornalista. Accertamenti difficili. Nel momento in cui andiamo in stampa, nel registro degli indagati sono iscritti, è un atto dovuto, il professor Gualdi e Claudio Di Biasi, un suo braccio destro. Considerato un luminare della radiologia con decine di pubblicazioni all'attivo. Gualdi è anche consulente radiologo del Vaticano dal 1981. Secondo il legale di entrambi i medici, il loro operato è stato corretto, ma a far luce sarà l'esame autoptico eseguito dal professor Luigi Marsella del Policlinico di Tor Vergata, insieme ad Alessandro Mauriello e Michele Treglia, i tre consulenti. Scusate, c'è poca luce, non capisco. Con il flash sparato al massimo non si vede un cazzo. Misteri della fede. Dicevamo, intanto colleghi, cronisti e mondo medico si dividono sull'accaduto. No, scusate. Facciamo che riprendiamo da qui. Considerato un luminare della radiologia con decine di pubblicazioni all'attivo, Gualdi è anche consulente radiologo del Vaticano dal 1981. Secondo il legale di entrambi i medici, il loro operato è stato corretto, ma a far luce sarà l'esame autoptico eseguito dal professor Luigi Marsella del Policlinico di Tor Vergata insieme ad Alessandro Mauriello e Michele Treglia, i tre consulenti. Avranno 60 giorni per dare informazioni preziose alle indagini. Intanto, colleghi cronisti e mondo medico, si dividono sull'accaduto, una su tutti, Melania Rizzoli, che dalle colonne del quotidiano Libera scrive: in casi come questo è praticamente impossibile ipotizzare chi abbia ragione, ma altrettanto ragionevolmente si può affermare che qualcosa non sia proprio andato per il verso giusto. Il mistero dà ustica al caso Orlandi, che ha accompagnato le grandi inchieste di Purgatorio, per uno scherzo del destino vela anche la sua morte, di Barbara Nevoso. Certo che anche questi dottori ogni volta rischiano la galera, magari per non essere riusciti a fare il proprio dovere. Se dovessero essere inquisiti ogni volta che non riescono a salvare la vita di qualche paziente, stanno freschi. I suoi scoop erano una storia. Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio, a 70 anni. Nella sua lunghissima carriera, il giornalista è stato l'autore di una serie di grandi inchieste sulla strage di Ustica del 1980 e sulla sparizione nell'83 di Manuela Ornati. Dalla parte dei pazienti, perché non capiti più ad altri quello che è capitato a me? Perché non capiti più ad altri quello che è capitato a me? In questa frase è sintetizzato lo spirito che muove il Tribunale dei diritti del malato, TDM, un organo dove i volontari accolgono denunce, segnalazioni dei cittadini, li informano e assistono in caso di violazione dei loro diritti. Povero signor Balbo, era rimasto invischiato in una storia spiacevole.
servizio è gratuito, aperto a tutti, gestito da Cittadinanza Attiva su base regionale. Numero verde 855-6128. E la Carta Europea dei Diritti del Malato 2002. Stabilire in 14 punti quali sono i diritti del paziente. Fra tutti, il primo fondamentale e irrinunciabile è il diritto all'informazione, spiega l'avvocato Gabriele Chiarini. Il medico sa e conosce il paziente no e deve essere messo in condizione di comprendere la sua patologia, le opzioni terapeutiche e le relative implicazioni. L'altro è il diritto alla sicurezza delle cure, disciplinato anche dalla legge 24 del 2017, aggiunge. In caso di diagnosi sbagliata o di danno addebitabile ai servizi sanitari, è giusto che quel paziente o i suoi familiari, se c'è stato un decesso, ricevano un'adeguata compensazione economica, conclude il Chiarini. Il primo parere, la radiologo Gianfranco Gualdi, è sua, scusate, la diagnosi di metastasi al cervello. Effettuata dopo gli esami svolti da Purgatorio alla Clinica Romana Pio XI, sopra indagato. L'opinione opposta, il neuroradiologo Alessandro Bozzano della Clinica Villa Margherita a sinistra avrebbe messo in discussione la diagnosi di Gualdi. Secondo lui le metastasi non ci sarebbero mai state. Alla prossima!